Siamo qui presso Nintendo Italia perché è arrivato il nuovo Nintendo 2DS, la terza incarnazione della celebre console portatile di casa Nintendo, che questa volta ha eliminato la feature teoricamente principale del Nintendo 3DS, che è appunto il 3D. Questa volta è una console compatta, come vediamo non si piega, e soprattutto manca la famosa slide per aumentare o diminuire la funzione 3D della console, in quanto appunto è semplicemente in 2D. Questo non cambia niente per quanto riguarda le funzionalità, tanto che tutti i giochi finora disponibili per Nintendo 3DS saranno compatibili anche per Nintendo 2DS. Quello che cambia è magari la percezione o toglie a determinate categorie, magari di genitori, le paure riguardanti il 3D, che potrebbe far male agli occhi, potrebbe far venire mal di testa ai propri figli. In questo caso invece non c'è nemmeno la possibilità di inserirlo, quindi questo pericolo non c'è. Per quanto riguarda la console, è molto diversa da quanto ci ricordavamo. Appunto, prima di tutto manca la giuntura centrale che la fa piegare in due, è un pezzo unico, ha una forma abbastanza curiosa ma facile da impugnare. Sono stati spostati rispetto alla versione classica che vediamo qua. Sono stati spostati i controlli, sono messi in posizione centrale, sono abbastanza comodi e soprattutto sono stati ingranditi i tasti dorsali, decisamente più comodi da impugnare. Lo slot per le cassette, per i giochi è sempre in posizione superiore, manca un tasto per accendere e spegnere i wireless al volo, però c'è il tasto per mettere per addormentare la console, quello dello spegnimento. C'è una sola cassa per l'audio e qui invece c'è il tasto per il volume. Qui invece è l'ingresso per il caricabatterie, che è il medesimo delle altre console, quindi nel caso ne abbiate una potete usare quello, ma comunque è inserito all'interno della confezione stavolta. Questa è una console studiata per un pubblico magari più piccolo rispetto a quello abituale. Come vediamo anche dalle forme, è abbastanza giocattolosa e divertente come linee come colori. Ha l'idea di essere piuttosto solida, anche se è un po' più leggera rispetto alle altre versioni. E soprattutto ha un prezzo base, dovrebbe avere un prezzo base perché Nintendo Italia non ha ancora deciso ufficialmente il prezzo da applicare, ha un prezzo base che dovrebbe assestarsi poco sopra i 100 euro, quindi decisamente competitivo. Una delle sue caratteristiche è il ritorno alle dimensioni classiche, come vediamo, degli schermi rispetto alla versione XL. E invece in questo caso sono di nuovo di dimensioni abbastanza ridotte, uguali a quelle del 3DS normale, e per il resto comunque ha tutte le funzioni classiche della console, quindi si può collegare a internet, può scambiare tramite Street Pass i mini e i software con gli altri 3DS, quindi è semplicemente un nuovo design della console. L'unica cosa che ci ha stupito, almeno sulla carta, non tanto positivamente, è il fatto che nonostante l'assenza del 3D, nonostante l'assenza di un sonoro stereo perlomeno dalla console principale, è la durata della batteria, che dovrebbe assestarsi esattamente come quella della vecchia versione del 3DS, quindi dalle 4-5 ore con i giochi3DS, mentre l'XL era arrivato a un 6-7 ore di autonomia. Per il momento è l'unica caratteristica un po' diciamo deludente della console, che per il resto invece più sinceramente la guardo più mi sembra comunque curiosa e anche piuttosto comoda da utilizzare, e oltretutto appunto, come tutti sappiamo, uscirà con un parco titoli davvero, davvero ampio e di qualità davvero elevatissima, e quindi potrebbe rappresentare la soluzione ideale per entrare nel mondo del Nintendo 3DS. Direi che è tutto, alla prossima!